qualche giorno insano, roba da non pensare. Son qua col mio libro in mano, è uscito ma non può uscire. Può dunque esistere ma sperare che non sia reale, una cosa tanto strana e paradossale. E viva porca di quella putridella cellula virale che tiene col di tutti nel sedere virtuale, un'aria che non si può neanche respirare, che si trova solamente nel decreto che il divieto dall'alto al capo fa calare, che a noi non sa che uscire dal divieto, così che ciascuno possa solo quella respirare ed esserne pur lieto, che altrimenti ci si becca la regale infezione artificiale. Altro che la pesta disgustevole, modesta, aerofagia e ampito come unica occasione sensoriale a fare festa e anche un po' pena, ma è quel che ormai ci resta di reale di questa settimana in quarantena, poche di quella punizione che non ti fa pubblicare la sperata e tanto laboriosa edizione finalmente generata che ti possa anche magari regalare un minimo piacere di gradevole leggiadra tregua che la fanno un po' disperda. Bella mercoledì, irata e dolce curativa luce d'inventiva dell'artefice dell'opera che agli altri porta invece informazione e gioia a chi la prova. E invece quella trova solo tutto chiuso, tutto fermo, dalla strada alla locanda, dal negozio al palazzo, con l'unica consolazione della masterizzazione. Ma anche di quello alla fin fine dopo un po' c'è l'imbarazzo, perché se sul più bello di carriera quando finalmente è scesa la certezza che è tutto pronto per uscire ti ritrovi nella sola costrizione di segnare l'indirizzo e al limite far giungere manoscritto nel palazzo, ma diciamo che è soltanto una rottura di campanello che impedisce anche quell'ultimo contatto di persona col fardello e non ti resta che far quello, rassegnarti e trattenere il tuo pianto.